Nell'archivio Badacci.
Ed è proprio la figura di Baldacci e al suo stupendo archivio che è dedicato il mio intervento. Baldacci, nato nel 1867 a Bologna, fu una singolare figura di botanico, viaggiatore, geografo, etnologo, con una passione veramente divorante per il mondo balcanico, cui il titolo della mostra è dell'inventario del 2005. E aveva destinato i libri della propria biblioteca e dell'archivio alla biblioteca dell'Archisinasio. E per adempiere alla volontà del nonno, nell'estate del 2000, i nipoti Lorenzo e Maria Teresa Arus, che sono i bimbi che vedete in una delle foto in braccio al nonno, proposero in dono all'Archisinasio tutto il materiale documentario che era conservato. E, come diceva la dottoressa Castria, indispensabile per quanti vogliono studiare non solo la botanica e l'etnologia del mondo balcanico, ma anche la storia di quei territori proprio negli anni cruciali che videro lo sfaldarsi dell'impero ottomano, la nascita di nuove realtà statuali affacciate sull'Adriatico e di spiegarsi anche degli interessi economici coloniali italiani in quest'area. Il fondo librario e archivistico è pervenuto in Archisinasio con il gennaio del 2001. I volumi estampa sono stati subito catalogati nel Servizio Bibliotecario Nazionale. Si tratta di 3.523 monografie tra libri opuscoli e 181 testate di periodici, e la maggior parte dei volumi riguarda tutte queste diverse discipline che abbiamo nominato. I documenti archivistici invece sono andati a costituire il fondo speciale Antonio Baldacci, e l'intervento, che è stato un pochino più laborioso nel tempo, si è concluso nel 2005 con l'inventario e la mostra. E Baldacci aveva intrapreso gli studi universitari nel 1887 a Bologna sotto la guida di un botanico, Federico Del Pino, e si laureò però in zoiatria, quella che noi oggi chiameremo veterinaria, nel 1891, e divenne presto assistente universitario di Del Pino all'Istituto Botanico e fu incaricato dell'insegnamento di geografia politica e coloniale a Roma alla Scuola Diplomatico Coloniale. Poi divenne dal 1899 docente di botanica e di geografia all'Università di Bologna. Compì fin da subito numerose spedizioni scientifiche, prima in Montenegro, poi anche in Albania, in Epiro, a Creta, negli anni tra 1885 e 1904. E in questi anni accumulò non solo un copioso bagaglio di osservazioni scientifiche sulla flora balcanica, ma anche di conoscenze, di amicizie, che si rivelarono particolarmente utili negli interessi economici, politici e militari del governo italiano in quell'area. Gli furono affidati numerosi incarichi di carattere conoscitivo e diplomatico dal Ministero dell'Interno e degli Esteri. Negli anni della Prima Guerra Mondiale fu consulente civile della divisione navale della Marina italiana a Bavona e svolse alcune missioni anche di carattere riservato, era una sorta di agente segreto della Marina, con lo scopo di costruire una rete di informatori locali. A quegli anni si riferisce e lascia passare con la foto che abbiamo anche ingrandito vicino del Ministero della Marina che vedete nelle immagini. E nel corso di queste attività, che erano orientate al perseguimento degli interessi nazionali, però Baldacci si costituì anche un po' come imprenditore, perché si dedicò intensamente anche ad attività quali la lavorazione dei legnami, l'esportazione di tabacco dal Montenegro e dal 1906-1907 fino alla Prima Guerra Mondiale, soprattutto queste attività finanziarie e personali furono dirette verso l'Albania. Quindi non solo scienziato ma anche imprenditore. A partire dal 25 Baldacci dedicò il proprio interesse quasi esclusivo all'Albania, e non solo con studi e pubblicazioni, ma anche con collaborazioni di ambito scientifico e politico, con la Banca d'Albania, con la Società per lo Sviluppo Economico, era una sorta di consulente del governo italiano in mille campi, anche perché erano veramente poche le persone che all'epoca avevano una conoscenza così approfondita di quell'area. E tra il 1930 e il 1939 fu console generale onorario d'Albania a Bologna, che era un incarico onorifico la cui attività si concretizzava in particolare nell'assistenza prestata ai numerosi studenti albanesi che studiavano all'Università di Bologna, era un'attività quasi assistenziale, potremmo dire.
Nel 1940 iniziarono le collaborazioni con il Centro Studi Albania presso l'Accademia d'Italia e l'Istituto di Studi Albanesi di Tirana. Nel dopoguerra continuò a interessarsi di questioni politiche italiane e internazionali e in particolare in una conferenza del 1947 portò una relazione sugli aspetti geopolitici del problema adriatico balcanico, un'area che abbiamo visto nel corso degli anni come sia abbiamo continuato ad essere veramente cruciale da questo punto di vista. E aveva l'abitudine di inviare lunghe lettere non solo ai propri corrispondenti di vecchia data, ma anche a personalità politiche, tra cui il maresciallo Alexander, il maresciallo Tito, Henry Roger, il colonnello Stevens, l'ammiraglio Sponti e il capo della commissione alleata. Continuò i propri studi botanici fino agli ultimi anni di vita sulla base di tutto il materiale che aveva raccolto. E rimangono di lui circa 250 pubblicazioni, tra cui questa sera fa piacere citare Itinerari albanesi del 17, l'Albania del 1929 e Scritti adriatici del 1943. Il suo primo viaggio fu tentato nel 1885 ad appena 17 anni, però arrivò a piedi da Zara al confine montenegrino, ma non riuscì a raggiungere la capitale per mancanza di mezzi. E poté visitare l'Albania la prima volta nel 1892. In questi viaggi affrontò situazioni anche rischiose e pericoli di vario genere, compresi l'arresto, un attentato a colpi di arma da fuoco, e tra i documenti, questo in particolare proprio ora, è il diario di viaggio, dove sono segnate, se forse si riesce a vedere, la Kodak, che era uno strumento allora all'avanguardia, perché era una macchina fotografica che consentiva di fare fotografie istantanee, non in cosa, e anche un revolver per ogni evenienza. E a questi viaggi si riferiscono anche i passaporti, il passaporto ottomano e il passaporto del console italiano Prevesa per la sua partenza da Valona, che Baldacci portava con sé, ma anche la tessera del giornalista del resto di Carlino, la foto con Baldacci giovane, e che era uno dei ruoli che si portava dietro in queste occasioni. E i suoi viaggi vennero inizialmente finanziati dalle raccolte di esemplari botanici essiccati che Baldacci vendeva poi agli istituti scientifici italiani e stranieri. In seguito vennero finanziati da contributi economici che venivano elargiti dalla Società Geografica Italiana. Potete vedere il diploma di socio della Società Geografica a Roma. Ci sono tante foto nella sede della società che sono proprio state scattate da Baldacci in questi viaggi. E nel corso delle sue esplorazioni, Baldacci raccolse anche e classificò esemplari di piante che hanno preso da lui un nome, come lo vedete in una pagina di erbario, il Verbascum Baldacci Degen, che da lui appunto ha preso il nome. Venendo ora a illustrare molto velocemente le caratteristiche del fondo, e che conserva documentazione dal 1884 al 1950, l'anno della morte, e si tratta di 129 buste, faldoni d'archivio, 8 cartelle e 8 scatole, sono 16 metri lineari di documentazione, sicuramente divisa da tutte le scatole. È costituita essenzialmente dall'archivio personale e pervenuto integro, e quindi da tutte le carte che Baldacci ha prodotto e ricevuto, comunque utilizzato nel corso di un'attività che è durata praticamente 60 anni. E il fondo perché è particolarmente interessante? Non solo per la qualità, insomma, il potenziale informativo dei documenti, ma anche per la continuità del serio, cioè è una raccolta di lettere che va dalla fine del 800 fino agli anni 50, e anche per la varietà delle tipologie. Voi vedete che si va dalle fotografie, alle carte geografiche, ai diari di viaggio, agli scritti. E tutto questo può essere affrontato sotto l'aspetto di svariate discipline, dalla etnografia all'economia, e dobbiamo dire che in questi anni, da quando è stato messo a disposizione degli utenti, il Fondo Baldacci è stato piuttosto consultato, è stato oggetto di interesse di numerosi ricercatori di tutte queste discipline. E un'altra caratteristica particolare è il fatto che troviamo tra le sue carte dei pezzetti di archivi che in realtà dovrebbero essere da un'altra parte, ma come accade spesso
spesso la Dacci, essendo responsabile in quell'ente, si era portata a casa in queste carte, è il caso delle carte relative al consolato generale onorario d'Albania a Bologna, che altrimenti forse non avremmo più ritrovato. E il nucleo più consistente del fondo è costituito dalla corrispondenza. Sono 93 buste d'archivio con oltre 38.900 lettere. Ci sono poi anche le minuti di lettere inviate, sono un po' meno, e le cartoline, pensate, 2.799 cartoline. E sono poi presenti gli scritti che comprendono i quaderni di viaggio, le pubblicazioni, le bozze dei suoi studi, delle sue relazioni, con le carte personali, e quindi i passaporti, le fotografie di famiglia, e i biglietti da visita. Sono 6.092 biglietti che ho avuto occasione di consultare anche alla dottoressa Temani, e quindi pensate a quanti rapporti, quante relazioni si possono desumere da questi biglietti da visita raccolti. C'è poi il materiale cartografico, sono 379 carte, non solo carte geografiche ma anche carte nautiche, carte militari, carte topografiche. E qui tra le immagini potete vedere la baia di Melona, è una carta nautica. Su alcune di queste carte, quelle dell'Istituto dell'Impero Agosto Ungarico, ci sono visibili delle ampie zone bianche, perché quelle zone erano ancora sconosciute. E Baldacci, con le sue relazioni, contribuiva ad arricchire di dati proprio queste carte nelle parti ancora bianche. Altre carte recano tutte le piegature raccontate su tela, perché se le portavano con sé nei suoi viaggi, e si vedono ancora gli itinerari tracciati con le matite colorate. Da ultimo, il materiale fotografico che è splendido, sono 1566 fotografie, tra cui 1207 quelle relative ai Balcani, perché ci sono documentate anche altre aree geografiche. Buona parte di queste foto furono scattate da Baldacci nel corso dei suoi viaggi. Sono in particolare le foto che vedete dell'accampamento con la bandiera italiana, delle tende con alcuni colleghi di spedizione, ma anche le vedute del mercato di Scutari. E queste sono foto importantissime, perché gli studiosi che sono venuti a vederle hanno detto che sono paesaggi, sono luoghi che sono cambiati tantissimo nel tempo, e probabilmente costituiscono queste fotografie delle testimonianze uniche di come erano questi paesaggi all'epoca. E grazie a tutti questi rapporti in tessuti riceveva anche tante fotografie Baldacci, quindi ci sono foto anche di altri autori, e soprattutto ci sono alcune foto consegnate da Luigi Mario Bolini, l'archeologo, e soprattutto le foto, sono 36 fotografie, non tutte firmate, ma quasi sicuramente attribuiti allo studio fotografico Malubi di Scutari. E con Kerry Malubi, Baldacci ebbe proprio una corrispondenza epistolare, come attestato dalle lettere conservate nell'archivio. Malubi sono gli splendidi ritratti di persone in abiti tradizionali che vedete alle nostre spalle. Ma sulle foto con Malubi e sui rapporti con Kerry Malubi vi parlerà la dottoressa Temani, che invito a prendere il posto al computer per la proiezione. Malubi nell'archivio di Antonio Baldacci, ma nello stesso
Vorrei parlare anche di un rapporto di amicizia di Baldacci con Marubi, con Ken Marubi, e di Baldacci con Ombrolini. Le foto di Marubi nell'archivio di Antonio Baldacci, anche se sono in un piccolo numero, devo dire, rappresentano un fondo molto importante di valore storico, artistico e culturale, e perché no, è anche un valido motivo per parlare di legami antichi e recenti fra Albania e Italia. Perché in questo archivio, in questi legami, ci sono delle storie insolite, come quella ad esempio della dinastia dei fotografi Marubi, in particolare del suo fondatore Pietro Marubi, nato a Piacenza nel 1934, architetto, scultore, pittore, che emigrò in Albania per motivi politici, in particolare per l'attività di Garibaldino e la partecipazione alla guerra contro gli occupanti austro-ungarici. E poi decise di fermarsi a Scutari, attorno al 1850, nel tentativo di ottenere l'asilo politico e presso il governo romano all'epoca. Marubi per noi albanesi vuol dire memoria, Marubi per noi vuol dire una storia fissata e raccontata attraverso le foto, è riconoscibile in ogni sua forma di espressione, ma soprattutto per noi scutarini, io sono nativa di Scutari, in qualsiasi occasione e luogo che si rappresenta. Così successe anche un giorno, all'improvviso mi trovai in questa biblioteca a sorpresa di fronte a un manifesto contenente una foto di Marubi, che è quella lì. È il manifesto della mostra organizzata nel 2005 all'Archiginnasio in occasione della donazione dell'archivio di Antonio Baldacci da parte degli eredi, intitolata Una passione balcanica, politica, coloniale, affari e botanica tra la distruzione dell'impero ottomano e la seconda guerra mondiale. Vedere una foto di Marubi a Bologna per me significa vedere Scutari, vedere Albania. Vi lascio immaginare la mia curiosità per conoscere quanto possibile della presenza in quel fondo fotografico e dell'archivio di Antonio Baldacci. Le mie prime impressioni le espresse poi in un articolo con titolo La storia dell'Albania arriva a Bologna dall'archivio Baldacci, pubblicato in Albania nel quotidiano Secolo e poi in seguito in Italia da giornalisti in Mos.it. Quando la presidente della delegazione Emilia Romagna, Marina Poli, mi è stata chiesta in una riunione della delegazione di pensare a un evento nel quale si potesse evidenziare i legami tra Albania e Italia, non mi è stato difficile ricordare qualcosa che conoscevo già, ovvero l'archivio Baldacci e le foto di Marubi in questo archivio. Ed eccoci qui a parlare oggi di questo archivio, di queste foto, di questi legami. Così facendo entriamo anche nell'ottica del progetto Fai Ponte tra Culture, che mira attraverso questo tipo di eventi di promuovere il patrimonio storico, artistico e culturale del paese. Il mio discorso parte anche dalla figura di Antonio Baldacci, del suo ruolo come console generale onorario d'Albania. Tra l'altro mi risulta che è l'unico console onorario che abbiamo avuto noi come albanesi a Bologna. Come si evince anche dalle carte dell'archivio Baldacci, lui iniziò ad occuparsi dell'Albania nel 1925. Dal 1931-39 fu console generale onorario d'Albania in Bologna, ruolo riconosciuto anche dalla Camera dei Consoli di Bologna. E a testimonianza di ciò io ho scelto questa foto che vedete in questo momento proiettato, e il corpo consolare degli Stati Esteri di Bologna in visita a Porretta Terme. È una fotografia del 10 luglio del 1932 e Baldacci all'epoca era console generale onorario d'Albania a Bologna e al centro della foto con bastone e cappello in mano.
Non solo, c'è anche una lettera di Camera dei Consoli di Bologna, nella quale si dice che la Camera dei Consoli di Bologna sarebbe lieta di annoverare nel prossimo anno la sua illustrissima fra i suoi membri. Nonostante mi risulta anche che la sede del consolato era in via Orefici numero 4. Nonostante le difficoltà iniziali di avviare il lavoro da console, Baldacci riuscì a svolgere il suo ruolo di rappresentanza albanese in Bologna, diventando un punto di riferimento sia per gli albanesi a Bologna che per gli italiani in Albania. Di nuovo facendo riferimento ai documenti dell'archivio, il console si occupò di persona per offrire aiuto agli studenti albanesi all'Università di Bologna e nel contempo cercando di rafforzare anche i rapporti di amicizia con personaggi illustri sia albanesi che italiani, fra questo Marrubi, Luigi Maria Ugolini, Tagliarini e Gianni Ciabelli. Parlare del rapporto di amicizia che Baldacci costruì nel tempo con Kel Marrubi, con la seconda generazione della dinastia Marrubi, mi dà anche motivo per raccontare la storia di questa dinastia di fotografi, in particolare quella di Pietro Marrubi, che emigrò in Italia. Ma chi era Pietro Marrubi? Come accennato prima, Pietro Marrubi era piacentino, architetto, scultore, pittore, che emigrò in Albania per motivi politici e si fermò a Scutari attorno al 1850 nel tentativo di ottenere un asilo politico. Pietro Marrubi scelse Scutari. In questa foto è rappresentato proprio la città di Scutari con il suo castello che ormai ha 3.000 anni. È una foto scattata proprio per Pietro Marrubi. Il primo studio di Pietro Marrubi viene chiamato Bicitronia e secondo varie testimonianze si impara che era una stanza piccolissima di 35 metri quadri. La reputazione di questo studio cresce rapidamente, così che le foto pubblicate vengono pubblicate anche in giornali e riviste dell'epoca. Allo studio Pietro, che poi diventa albanizzato in Pieter, prese come aiutante anche Mati e Kel Colelli, due albanesi, due scutarini, che dopo la morte di Pieter hanno ereditato lo studio ma anche il nome, tanto che Kel Colelli nelle sue lettere dice Kel Colelli detto Kel Marrubi. Kel Colelli si è specializzato a Trieste e la sua formazione incide anche sull'andamento dello studio che viene modernizzato secondo gli standard europei. Questa è un'altra foto di Scutari realizzata da Marrubi. Ultimo membro della dinastia Marrubi fu Gheb Marrubi, il quale ha conservato l'arte della fotografia come tradizione della famiglia fino al 1984. Gheb è il primo che porta a Scutari anche il cinema. Nel 1972 Gheb Marrubi consegna allo Stato albanese l'archivio della dinastia Marrubi. Era un gesto che mio padre fece con tanto dolore, racconta la figlia Teresina in un'intervista del quotidiano Coagnon del 31 dicembre 2000. Il patrimonio di una dinastia passa così dalle mani dello Stato nelle mani di tutto o di nessuno. Così i 150.000 negativi dell'archivio fotografico dello studio formano quello che viene poi definito la fototeca Marrubi. L'interesse di Baldacci nel raccogliere dati storici, culturali, etnografici e sociali dell'Albania non poteva non passare dallo studio Marrubi, il più importante, come abbiamo detto, dell'Albania Montenegro. Prima gli ho fatto vedere la fortezza di Scutari, che si chiama Rosafat. Questo è un corso che si chiama Kurscel. Mentre queste... Thank you.
altre da passaggi. Sono il viaggio in Montenegro in Albania nel 202 e il giorno della Madonna, sono fotografie da 160 mm. Le immagini si riferiscono alla festa che viene celebrata dalle albanesi di Gruda, nord Albania, presso una sorgente a sinistra del fiume Zen. Le foto di Baldacci poi fissano un po' anche quello che, anche, prendendo spunto forse anche dalle foto realizzate da Marubi, persone delle montagne, soprattutto in costumi e soprattutto anche con strumenti tradizionali. Una di quelle è questo signore anziano con questo strumento antichissimo che si chiama la tuta. Il rapporto di Baldacci con Ken Marubi è una testimonianza di questa amicizia. L'ho trovato in delle bellissime lettere, una di queste porta anche il timbro, diciamo, Marubi, che una volta diventato albanizzato il nome, veniva poi scritto con una sola B, Marubi. Nella lettera che Marubi dice a Baldacci, è una lettera del 24 ottobre 31, per me che desideravo avere un ricordo per il mio studio e non ce l'ho, ma come diciamo noi albanesi, inshallah, inshallah, verrà a scrutare ancora e così soddisferà il mio desiderio. Poi nelle altre lettere viene definito come ammirabile patriota ed amico. Non so dirvi grazie, soltanto grazie, ma gratitudine per avermi dato così bello. Parla di una foto restaurata del mio adorato Renzo in quella fotografia che credevo perduta e che voi con la vostra arte magica mi avete restaurato. Io sono sempre, racconta Baldacci, tra le mie carte sporche, in una specie di nevrastenia per l'abbandono in cui il governo albanese continua a tenere il consolato. Nessuno risponde, spero di venire in Albania, ma prevedo che il mio sogno dorato non avrà. Risponde di nuovo Kel Marubi dicendo spero che a quest'ora lei avrà ricevuto tutto l'occorrente per il consolato, la bandiera e il timbro stema. In tutti i casi lei mi faccia sapere. E viene sempre firmato Michele Codelli, detto che è Marubi. Due parole sulle foto di Marubi in archivio Baldacci. In gran parte sono ritratti di uomini e donne albanesi in costumi tradizionali, eseguite in un studio fotografico. Si tratta, le foto che si trovano nell'archivio Baldacci sono ristampe effettuate in un'epoca successiva agli scatti, sono realizzate dallo studio fotografico Marubi in Albania e utilizzate forse anche dalla medesima ditta anche per l'edizione delle cartoline illustrate, tanto che in alcuni casi, come ha spiegato la dottoressa Pollini, il confronto fra le foto e le cartoline ha fatto portare all'identificazione dell'autore, cioè di Marubi, in questo caso di Ken Marubi. Queste sono alcune foto di Marubi, donne e uomini in costumi nazionali, cioè di essere veloce. Mentre questo è il ponte di Metz, la grande arcata, si trova vicino a Scutari. Questa è la città di Lege o Lissus, Alessio. Tutte le foto recano sul verso le didascalie appena il libro dello studio grafico Marubi di Scutari. Questa è una foto che abbiamo scelto insieme alla dottoressa Molini, è anonimo. L'ho scelto anch'io per il fatto che pochi lo sanno che Scutari con un del negro dividono il lago di Scutari.
lì praticamente anche la storia fra due, non solo fra due città, ma anche fra due paesi. Parlare di, cercando di trovare anche qualcosa di nuovo nell'archivio Baldacci, ho trovato anche le lettere di Baldacci e Ugolini. Di Ugolini poi ne parleranno sia il professor Lepore che la dottoressa Schrelli, quindi io mi limito solo di passare alcune delle foto e leggere alcune delle lettere di questo bellissimo rapporto fra di loro. Sono riuscito, scrive Ugolini, ad avere una copia che le mando in dono e quale omaggio per i nostri gloriosi giorni d'Albania. Non dica ad alcuno dell'invio perché non ho copia da donare, se ne parlerà su qualche giornale o rivista farà cosa gradita. Sono di nuovo in Albania, spero di fare un'altra esplorazione. La ricordo di frequente e con gratitudine. Questo è una foto di Ugolini, di Pinto. Io pensavo di mettere, mentre questo qui è un'Albania di ieri, lo studio fotografico Malubi, la foto è dell'Istituto Luce, ma si trova sull'archivio Baldacci. Chi è di Scutari qui nella sala lo conosce benissimo perché c'è capitato di entrare in quel studio quando era così. Mentre oggi lo studio Malubi si è trasformato in Museo Nazionale della Fotografia in Albania ed è questo edificio qui. È un patrimonio UNESCO, è un gioiello diciamo, della mia città natale, per chi si reca in Albania è un invito anche per andare a visitare questo ambiente meraviglioso. Io ho avuto fortuna dopo un anno, perché l'immigrazione è anche questo, perché noi non siamo sempre presenti in questi eventi. Con questa foto volevo chiudere e concludere il mio intervento. Perché l'ho scelto questo? Per fare anche un po' vedere quanto siamo vicini e quanto siamo lontani certe volte. Ci divide un mare, ma nello stesso tempo ci può unire tanta amicizia, tanti legami, e questa è un'occasione bellissima per evocare questi legami, per evocare questa storia, per trovare anche nuovi legami e per far nascere nuovi rapporti. Buonasera a tutti. Intanto, oltre a ringraziare per l'invito a questa manifestazione, devo dire decisamente molto interessante, devo fare i complimenti proprio per i contenuti, perché io sto imparando moltissime cose, dunque sono veramente molto felice di dare un piccolo contributo questa sera e vi racconterò brevemente la vicenda della prima missione archeologica italiana in Albania, che ha questo protagonista, che è Luigi Maria Ugolini, un bertinolese doc, un romagnolo doc, che però come vedete dalle date di nascita e di morte ha avuto una vita brevissima e comunque mi ha bruciato un po' le tappe, però noi siamo anche molto orgogliosi di continuare questa attività ufficiale dello Stato italiano. A 80 anni dalla submissione, di nuovo gli italiani tornano in questi luoghi, cui siamo straordinariamente affezionati, e sempre sotto gli auspici del Ministero degli Affari Esteri, ma adesso mi andrò a illustrare. Ecco il nostro Luigi Maria Ugolini, che giovanissimo partecipa alla Prima Guerra Mondiale e viene ferito. Dunque questa cosa deve essere ferito in
guerra avrà anche diverse conseguenze nella propria esistenza, però spegnendo più importante. Si laurea a Bologna in preistoria, con studi di tipo preistorico, sulla Palladina, sul sito di vicino a Bertinoro, e questa cosa avrà una grande importanza perché, come forse lo sapete già, Bollini è figura molto discussa, soprattutto perché a un certo punto, nel 23, lui aderisce al partito fascista e dunque gli archeologi si sono un po', come dire, accapigliati, no? Su questa figura che è un archeologo fascista, un fascista archeologo. Io posso dire, per aver lavorato negli stessi posti, che è sicuramente un bravo archeologo, forse perché questa formazione da preistorico ha inciso non poco, come vedete però secondo. Comunque, si laurea a Bologna e come per quei momenti, come dire, era topico nella carriera archeologica, bisognava fare la scuola di specializzazione a Roma, ovviamente. E a Roma conosce questo personaggio qui che vedete sul palco insieme al Duce, che è Roberto Paribelli, che oltre a essere il direttore generale dell'Antichità delle Belle Arti, era soprattutto il direttore delle missioni scientifiche in italiane, nel Levante, diciamo, nel Mediterraneo. E dunque questo signore ha un ruolo fondamentale in questa vicenda perché ad un certo punto, come emerge dal suo carteggio, propone al Ministero degli Affari Esteri, un giovane laureato in lettere, alunno della scuola archeologica di Roma, ferito di guerra, quindi un elemento del curriculum non da poco, importante. Ferito di guerra, ben preparato a studi preistorici, serio e volenteroso. Dunque, come lo propone con questa breve curriculum vitae, e immediatamente, come dire, subito dopo, nel 23, aderisce al partito fascista, come vi ho detto, e l'anno dopo, quindi siamo nel 24, viene mandato praticamente da solo a fare le prime ricognizioni di tipo archeologico, diciamo, in Albania. E devo dire che qui si dimostra veramente la potenza scientifica, come dire, di un giovanissimo Bollini che, appunto, a ventenne, se ne va in giro per l'Albania del nord e del sud, fa due, come dire, un giro di tutta l'Albania, però due settori ben precisi, uno per nord e uno per sud, diciamo per scegliere il sito archeologico dove intervenire, il sito più promettente. E già qui si dimostra un bravo studioso perché anche lui, molto attento non solo all'archeologia, non guarda solo i siti archeologici, lui guarda anche la tradizione, quindi documenta, esattamente come abbiamo visto prima, documenta tutta una serie di un mondo che stava per scomparire, diciamo, quindi molto attento alle tradizioni e soprattutto, e questo va detto a suo onore, pubblica subito, molto più rapidamente di come fanno gli studiosi attuali, no? Quindi vedete, già nel 27 lui pubblica la serie Albania Antica e quindi pubblica queste prime ricognizioni che sono un documento per lui preziosissimo. Però, come vi dicevo, lui doveva cercare dove intervenire, perché l'Albania era già in qualche modo occupata. E allora lui a un certo punto dice: ho cercato di rendere sterile il più possibile l'opera dei nostri concorrenti in Albania. Tra questi eccelle grandemente la Francia, il nostro competitor, l'Europa. Specialmente per mezzo dell'onorevole Godard e della sua longa manus, il signor Leon Reiki, un po' polemica signora, da professore, dire, aveva un titolo anche accademico, questo signor Leon Rey, la quale longa manus, tenta in ogni maniera di intralciare, di impedire la nostra opera. In questo campo ho avuto modo di spiegare un'attività calma ma efficace. E dunque questo è il nostro signor Leon Rey, che inizia una campagna, in realtà loro erano già lì, in Albania, loro lo scavo tradizionale, quindi vedete l'attendamento, no? Già dal 24 hanno cominciato a scavare e storicamente i francesi ancora oggi scavano il sito di Apollonio. E dunque si configura questa situazione un po', come dire, anche abbastanza divertente, se vogliamo, per cui gli italiani arrivano nell'Albania del Sud perché gli altri siti in qualche modo erano occupati. E quindi Bollini sceglie, ma
più perché era quasi costretto dai fatti, sceglie comunque un sito straordinario, che è quello di Formiche. E qui vedete in questa immagine, vedete questa collina al primo piano, e il vedere alla base di questa collina c'è il villaggio moderno di Finice, che mantiene ancora, ricordo, nel toponimo il sito, la città antica di Formiche, che noi conosciamo da un punto di vista storico, perché ne parla Polibio, e adesso lo vediamo fra un secondo. In realtà questo sito dimostra una grande, la scelta di questo sito dimostra una grande attenzione del nostro Stato, perché vedete ottiene 250.000 lire, che per l'epoca era una somma straordinaria. Per farvi capire, tutte le altre missioni del Levante, quindi Egitto, Palestina, Creta, avevano 235.000 lire tutte le altre. Dunque il governo italiano decide di puntare molto su questo sito e su questo tipo di indagine archeologica. E dunque vi dicevo, Ugolini, che qui vedete sulla foto famosissima, no? Sulle mura di questa città, ovviamente vi confesso che tutti noi le mura sono ancora identiche, e anche noi abbiamo fatto la foto della posa di Ugolini, devo dire la verità. E tra l'altro c'è ancora anche questa pianta che lui definisce l'Aulus nobilis, una pianta di alloro che era già presente nelle immagini e c'è tuttora, nonostante tutti gli anni i pastori che vanno a pascolare le pecore di sopra danno fuoco al sito, e questa pianta continua a rinascere nonostante tutto. Comunque, a parte gli scherzi, vi dicevo, il sito è noto perché Polibio la definisce la più difesa e più potente città dell'Epiro. E per noi tornare su questo sito è, come dire, oltre un motivo di orgoglio, è anche un motivo scientifico molto importante, perché per noi, che insegniamo archeologia della città a Bologna, archeologia della città greca romana, questo è un sito straordinario. Apro una piccola parentesi scientifica, perché noi studiamo sia i luoghi dove la città compare in maniera precoce, in Grecia compare dall'VIII secolo poi, a.C., in certe zone della Grecia, del nord, dell'Epiro e dell'Ilira meridionale, la città arriva tardi nel senso arriva nel IV, nel III secolo, e questo ha un senso, quindi anche dal punto di vista scientifico. E soprattutto sappiamo che in questa città nel 205 si firma la famosa pace di Fenice, che gli studenti facendo storia greca, cioè con cui si conclude la prima guerra macedonica. Dunque un sito importante, noto dalle fonti, meno noto dall'archeologia, e presenta queste mura ciclopiche straordinarie che affascinano Ugolini, e dunque lui decide di iniziare il lavoro. E lavorerà a Formiche solo 2 anni, facendo un lavoro, devo dire, straordinario, una documentazione precisa. Adesso su questo tornerò fra un attimo. Qui vedete il campo base sul versante nord. Il campo base era fatto di 2 tende, perché lui lavora sostanzialmente con Dario Versinomaco, no? Un importante a Bologna. E praticamente in questo primo biennio lavorano in 2 più molti operai, come vedete fra un secondo. Quindi il campo base sul versante nord, e qui adesso non abbiamo tempo, però è molto divertente anche rileggere la sua corrispondenza con, per esempio, con il ministero italiano, in cui gli chiede da mangiare, chiede strumenti, chiede insomma un aiuto sulla logistica. Per esempio il problema è quello dell'acqua potabile, non c'è l'acqua, e lui dice: io non posso bere l'acqua, gli operai bevono l'acqua del Butrinto, l'acqua della laguna di Butrinto, che è un'acqua salmastra, quindi insomma lui chiede l'acqua, insomma, chiede la capriscatola. Ma avremo modo di parlare. Comunque se la documenta, fa un'operazione di grande archeologia, sinceramente, documenta con foto straordinarie, vedete in ogni foto lui mette un riferimento medico, cioè mette un uomo, una persona, e in più lo veste con i vestiti, come dire, tradizionali. Dunque, per noi è una documentazione straordinaria. Dunque, documenta il muro della città, trova questa struttura che lui definisce tesaurossa, cioè un piccolo tempietto, e fa un'operazione lungimirante, perché questo piccolo
col tempietto. Noi oggi abbiamo capito che non è proprio il tempietto, ma non importa. A un certo punto viene utilizzato il battistero di una chiesa, che viene messa in età, come dire, cristiana. E lui decide di non distruggere le strutture medievali, come si faceva normalmente, alla ricerca delle strutture greche, romane. E quindi fa un'operazione veramente lungimirante, con dire uno schema che noi applichiamo adesso, pensando di diventare qualcosa, ma in realtà era già stato pensato. E vedete, documenta la città alta, ma anche la città bassa, dove i resti erano assolutamente straordinari. Lui dice chiaramente: gli abitanti del villaggio di Finici vivono tra i muri romani, questa è una struttura romana, guardate quanto conservata bene, e era sufficiente mettere un tetto all'interno di questi muri per vivere ancora, insomma, gli abitanti di Finici vivevano all'interno delle strutture romane. Oggi, ovviamente, è quasi tutto scomparso nella città bassa, nella città di Tavola. E guardate, questa è l'immagine con gli operai di lavoro, ovviamente lui come procede in maniera molto semplice, afferravano delle strutture e quindi con una bella squadra di operai fa i suoi scavi, fa le sue ricerche, documenta tutto e lavora giorno e notte. Ecco, infatti vedete, questa è un'altra immagine che ci fa vedere nel famoso Thesaurus, vedete, questa è una scalinata con i due personaggi in ambito tradizionale. E voglio ricordare l'attenzione ai contesti, cioè negli anni 20 il nostro Guglielmi non fa una selezione tematica o cronologica, documenta tutto. Cioè, è questa archeologia contestuale che noi adesso ci vantiamo di applicare nel 2019 nel Sabroni, ma vuol dire che lui aveva già avuto questo tipo di attenzione, quindi non seleziona le cose belle, documenta tutto. Detto questo, è il coraggio di una tomba, c'è tutto. Anche quello che lui non capisce, o quello che si rovina, insomma, documenta, fa una documentazione preziosissima. E questo è tanto più evidente nel rilievo topografico. Qui vedete la sua, questa è la planimetria della città, stretta e lunga, la collina, con tutte le curve di livello. Questa pianta l'ha fatta lui, praticamente l'hanno fatta in due, con gli operai che mantenevano, dire, la calma, lui e Dario dovresti muovere. Noi abbiamo rifatto questo rilievo, dal 2000 di poi, lo abbiamo rifatto, abbiamo scoperto una cosa straordinaria, che era giusto. Quindi noi l'abbiamo rifatto praticamente inutilmente, se non per dire che aveva ragione, praticamente era già a posto in questo modo, nel modo che aveva documentato lui negli anni 20. E ancora una volta ci dimostra che, come dire, l'importanza della comunicazione pubblica subito a questi lavori. E poi, da bravissimo comunicatore, devo dire, chiama anche l'Istituto Luce e fa fare i filmati che vengono proiettati durante le produzioni cinematografiche. Dunque, una grande opera di divulgazione. Tutto questo lavoro lo fa in due anni, quindi 26-27 lavora a Funiche, poi cambia sito. Viene, ovviamente non decide lui, un'operazione più politica questa, e quindi da Foniche passa a Butrinto. Il motivo è evidente. Il motivo evidente perché Butrinto, nella propaganda di quegli anni, se noi storicizziamo, siamo nel 28, nella propaganda di quegli anni Butrinto è un sito molto più efficace della narrazione, perché, come vedete in questa carta, Butrinto, come ci spiega Virgilio, è il luogo dove Enea, quando abbandona Troia, si ferma a Butrinto, dove incontra, insomma, degli amici, e poi il giorno dopo salta da Butrinto e arriva in Italia. Ma lui sta arrivando perché deve fondare Roma, sostanzialmente, no? Quindi è il destino che lo porta a fondare Roma, e dunque è uno scavo con una forte valenza, ovviamente, ideologica, no? L'archeologia in questi anni, l'archeologia e il potere sono strettamente collegati. Ecco, anche perché il motivo di tanta polemica sull'adesione di Ugolini al partito fascista è un po' pretestuoso, perché anche un grande studioso come Ranuccio Bianchi Bandinelli, che tutti noi ancora studiamo, grande studioso come lui, ha fatto la visita a Führer, che è venuto a Roma a vedere i monumenti romani. Dunque, attenzione, ad
distinguere bene i piani. Se noi storicizziamo, quell'epoca abbia un senso. E dunque vi dicevo, a Butrinto cosa succede? Succede che Enea si ferma a Butrinto, come si vede in questo francobollo, e si vede in fondo, no? Sullo sfondo vedete Enea sta arrivando e lo accoglie Eleno, re di Butrinto, e lui, Enea, trova Andromaca, la vedova di Ettore. E dunque c'è questo incontro, insomma, che viene da Virgilio, e quindi c'è una fase molto importante, diciamo, in questa evocazione della fondazione di Roma. Roma sta per essere fondata. E dunque lo scavo di Butrinto ha una grossa valenza, è importante valenza ideologica, e vedrà un volino occupato negli ultimi anni della sua brevissima vita. Eccolo qui nel 38, dunque con la missione italiana a Butrinto. Questa foto è particolarmente significativa per una serie di motivi. Uno archeologico, perché se vedete alle spalle, spero che si veda, lo indico qui alle spalle, vedete che c'è un muro di terra. Ugolini ha appena scoperto il teatro di Butrinto, che era perfettamente conservato perché una frana lo aveva ricoperto. Quindi un'operazione archeologicamente, devo dire, straordinaria. Ma soprattutto vedete che insieme a un gruppo, cioè Ugolini crea un gruppo di lavoro migliorando le operazioni di Fruiniche, e in questo team, diremmo noi oggi, tanto per dire delle cose in inglese, in questo gruppo di lavoro lui ha l'epigrafista, il fotografo, il restauratore, quindi ha tutta una serie di competenze che, come dire, permettono di fare un lavoro veramente straordinario. Possiamo anche dire che ha avuto anche un po' la fortuna, perché come vedrete adesso nel teatro, eccolo qui, la documentazione è sempre molto precisa, vedete con le tende, momenti di vita quotidiana. Ho trovato questa foto straordinaria che mi ha dato l'erede del restauratore, diciamo, scendente del restauratore, e questa mi piace mostrarla, sono gli italiani sul lago di Butrinto, vedete un momento di relax, e giustamente fumano la sigaretta e prendono il caffè, perché se ci fate caso vedete c'è il termos e poi c'è la tazzina di caffè, quindi noi comunque, come anche le luci albanesi, il caffè lo dobbiamo prendere in tutte le situazioni. Comunque, ma per dire che è una documentazione veramente questa che vediamo questa sera, secondo me è straordinaria. E vi dicevo, faccio vedere solo perché il tempo è tiranno, solo qualche immagine dello scavo del teatro. Vedete, lo scavo era molto più finanziato di Fruiniche, tant'è vero che qui vedete aveva anche una decoville, si vedono, no? I binari della decoville con i carrelli per lo smaltimento della terra. Guardate bene, ricordatevi la decoville perché tornerà fra un secondo. Questo teatro che abbiamo visto anche prima, straordinario, sia perché è ben conservato. Oggi noi sappiamo che questo teatro non viaggiava da solo, è un pezzo del santuario di Asclepio, quindi non sta da solo, non è un teatro normale, è un teatro che va collegato al santuario, ma non è importante in questo momento. È importante che lui trova una serie di statue in crollo, incredibile, il sogno di quasi tutti gli archeologi classicisti del mondo. E dunque statue che lui interpreta come il programma decorativo della fronte scena del teatro. Oggi sappiamo che non forse non è proprio così, ma non importa poco. E qui vedete un'altra immagine con queste statue tutte sistemate in ordine nei pressi del teatro. La più famosa è quella che aiuta anche nella definizione dei rapporti tra Italia e Albania, la famosa Dea di Butrinto, qui la vedete. Immagine d'epoca che noi però oggi sappiamo che non è una femmina, ma è un apollo del tipo di Anzio, una scultura incredibile, e che a un certo punto è stata donata da Re Zoga a Mussolini, è stato forse l'unico pezzo che è uscito dall'Albania, e poi negli anni '80 Adriano la Regina la restituisce giustamente all'Albania, e oggi il Museo Nazionale di Tirana, dove è giusto che stia. E dunque, ecco, tanto per dire, ribadire anche l'attenzione alla comunicazione del nostro Ugolini, da bravo non lo devo dire, la verità, organizza la crociera virgiliana. Quindi, vedete, il 15 settembre del 30, il piroscafo Aquileia parte da Brindisi e ripercorre le tappe. Quindi, in qualche modo, che ci racconta Virgilio,
le tappe che Enea ha seguito nel percorso verso Roma, no? E lui stesso accompagna i turisti. E abbiamo anche il biglietto, abbiamo trovato la foto del biglietto per la partecipazione a questa crociera. E andiamo a chiudere perché nel 36 il nostro Golini muore giovanissimo, anche a causa delle conseguenze del fatto che Federico di Bella non aveva un rene, dunque muore veramente molto giovane, ma gli scambi italiani continuano appunto. E continuano grazie a Pirro Marconi, che però anche lui muore giovane perché ha un incidente aereo mentre torna dalla Romania. Comunque sia, diciamo che gli scavi italiani arrivano fino alle soglie della seconda guerra mondiale. Quando, ecco, anzi, prima dimenticavo un'altra data, in cui noi ci siamo distinti, nel 39 l'Italia invade l'Albania. Dunque, questo è un dato molto noto, e gli scambi, dicevo, si interrompono alle soglie della seconda guerra mondiale. In realtà si interrompono, sono gli italiani che si interrompono, perché in realtà gli scambi vengono continuati dai colleghi albanesi, e noi abbiamo anche recuperato alcuni di questi che sono ormai diventati nostri amici. Siamo riusciti a ritrovare un collega, il primo a destra, di Mostra Udina, che ha lavorato tantissimo nella valle, appunto, il territorio su cui noi abbiamo lavorato, e lo abbiamo invitato. Lui abitava, era Mosca, lo abbiamo fatto tornare, l'abbiamo invitato, ci ha raccontato negli ultimi anni della sua vita, ci ha raccontato un po' quello che si ricordava. E per concludere, nel 2000, sempre grazie a un intervento del Ministero degli Affari Esteri, lo ricordo perché non è un ministero scientifico, non è solo un tema di cultura, ma è proprio un tema di rapporti, quello che si diceva prima tra le due sponde. Noi siamo frontalieri, ecco perché è importante ricordare che è un ministero politico che finanzia questa missione archeologica, perché noi non è solo archeologia, noi abbiamo creato un parco archeologico dopo 20 anni di lavoro. E dunque nel 2000 la missione italiana all'Università di Bologna ritorna in Albania. Questo è un momento proprio, è un flash, esattamente il momento in cui stiamo arrivando da Mutritto, e quella struttura che vedete su cui ci sono quella zattera è fatta con i pezzi della Decoville Dugolini, che sono stati reimpiegati a creare questa zattera che fa avanti e indietro sul canale militare. Siamo nel 2000 e abbiamo lavorato fino al 2015, e nel 2015 noi abbiamo, come dire, ripreso i lavori anche a Mutritto. Quindi adesso, a fine di maggio, lo dicevo ai colleghi prima, a fine di maggio noi, come tutti gli anni, torniamo in Albania con una missione con studenti dell'Università di Bologna che lavorano sia a Funiche sia a Mutritto, nell'intento di continuare questa tradizione, secondo me, veramente importante. Grazie per la vostra attenzione. Con l'aiuto anche della linguistica, ma con l'aiuto anche
nella storia, con l'aiuto anche del folklore, della mitologia, di fare proprio quei bagagli mentali, che uno ha bisogno di avere con sé prima di partire, se non le pietre sono mute. Altrimenti guardiamo delle bellissime opere d'arte materiale, ma non sappiamo cosa c'è dietro, e purtroppo ha bisogno di essere narrata. Dunque, cosa ci dice il mito di questo Butrinto? Beh, il mito, ma non solo il mito, ma anche la storiografia ci dice, Dioniso del Carnasso, ad esempio, dice, e dopo di lui ovviamente scrive Virgilio, nella sua famosa Eneide, che Troia va in fiamme. Troia va in fiamme e il figlio di Achille, Piro Nautoleno, prende due schiavi, anche altri veri, ma due schiavi principali, che sono la vedova di Ettore, Andromaca, e l'altro fratello di Ettore è Eleno, che guarda caso è un vato, quindi è uno che predice il futuro, ci raccontano. Prende con sé, diventa la sua schiava, a un certo punto Piro si scoccia, dice ma basta, io voglio sposare un'altra donna, quindi rimangono soli. Come la tradizione dell'antichità vuole, se la moglie del fratello defunto rimane da sola, ma voleva così usi e costumi di antichità, e io dal Varese non mi meraviglio, perché io ho trovato questi usi e costumi almeno fino alla metà del XX secolo nelle mie zone remote, se la moglie del fratello rimane vedova, non torna a casa paterna, lo sposa un fratello gemello, se c'è. E quindi succede così, succede che Eleno, l'ultimo, il fratello rimasto, insomma, sposa Andromaca, e essendo lui un vato, va a chiedere all'oracolo, insomma, e l'oracolo dice a lui: sacrifica un bue, e dove il bue muore, e gli chiede di costruirti la tua città. E lui sacrifica un bue, il bue però non riesce a farlo uccidere del tutto, lo ferisce gravemente. Il bue passa lo stretto di canale tra paese e va e proprio muore così sanguinante com'è, attraversa il mare e muore proprio sulla prima riva. Io non so se avesse un nome quella prima riva, ma per Eleno fu il segno dell'oracolo e decise di fondare lì la sua città, la città che l'ha costruito a, secondo quel che ci dice, a uso a somiglianza alla Troia, quindi praticamente era una piccola Troia costruita sulla parte alta. Noi lo chiamiamo oggi Butrinto, ma perché dal 400 in poi i veneziani, che furono i padroni del Butrinto, lo chiamarono Butrinto, quindi sarebbe una specie di italianizzazione del nome. Scomparsa la popolazione, ovviamente scompare il ricordo, e tutti noi che non abitiamo Butrinto, anche per me si dicono Butrinto. Però se vai a scavare su, o se vai ad ascoltare i vecchi rimasti, persone anziane, ovviamente analfabete, rimaste nella zona, che di Butrinto non ufficiale ne sanno poco, ti dicono che quel lago si chiama il lago di Butrò, e il luogo si chiama Butrò, o Butrò. E che cos'è questo? Bene, è una specie di, se la linguistica ci aiuta, ci dice, ci potrebbe dire, ed è un'ipotesi, perché siamo nella notte dei tempi comunque, è una mia ipotesi, che è una parola composta da bu e tru, che esistono tutte e due in albanese. Tru sta per ferire o anche sacrificare, ci sono tanti albanesi. Ciò satru significa che io mi sacrifico a te, mi sacrifico come una specie di sacrificio divino a te, ma anche nella radice della parola stessa trauma, che significa, c'è la parola tar, che si dà la radice di europea tar, che significa ferire, e bu ovviamente è stato studiato. È un nome, Prelen, è un nome bua o bue, anche in albanese, prelenico, che significa bue. Quindi non so se Butrinto o Butrò, se volete, avesse un nome prima dell'arrivo dell'Eno, e non so se tutta
storia di Eleno. Fatto sta che questo mio pezzo di terra si chiama proprio così, il buon sacrificato o il buon ferito. E voglio dire che c'è stata nella ricerca scientifica, soprattutto linguistica, ma anche storica, e la ricerca che perseguo, Lena Gregorini, una metodologia a cui io sono molto legata, usata, ma poi caduta un po' in disuso, perché vogliamo essere sempre più precisi e ci manca a volte un po' l'anima, che è questa ricerca, questo metodo usato negli anni 20, fino a 800, inizio 900, con gli anni 20, che va a scavare proprio dove il mito incontra fatti storici, ossia dove il mito incontra fatti linguistici in questo caso. Bene, allora, Eleno arriva lì con Andromaca e fondano Butrinto. Fondano Butrinto, o Butrò, ha immagini di somiglianza di Troia, e Virgilio ci racconta che lui proprio aveva, Andromaca aveva anche, come dire, creato una tomba vuota del suo defunto marito. E proprio mentre stava, si prendeva cura di questa tomba vuota tutti i giorni. Uno di questi giorni, ci racconta Virgilio, uno di questi giorni, ci racconta, come diciamo anche di origine reincarnata, uno di questi giorni, arriva Nera e cosa ci dice Virgilio? Battono a gara i compagni il mare femminile e onde, presto persi di vista gli aerei castelli feraci e rasetando le spiagge del Pino entriamo in un porto caonio per salire all'altra città di Butrotto. Entrammo al fine della picciola Troia e con diletto un arido uccello, un certo angusto sentì con finti e rinomati nomi chiamare Pergamo e Santo, i nomi Troia, e della scena a porta, entrando abbracciai l'amata Soria. Così fecero i miei, meco godendo la mia terra, come propria vera fosse loro patria. È un pezzo staccato dall'Eneide, mi è venuto dal canto terzo, dedicato interamente a questo arrivo di Eneide. E guardate, ha mandato un po' in incandescenza questo incontro, tutte le immaginazioni dei vari autori, perché Enea arriva per l'universo troiana con sé il figlio Ascanio, diversamente Iul, chiamato Iul, andiamo anche in Siulia, quindi no, e il padre Anchise, il padre gravemente, il padre che come si dice era un po' zoppo, zoppicava perché aveva un po' offeso Afrodite. La leggenda vuole, la mitologia vuole che Afrodite si fosse spasimata di lui e che avesse avuto un figlio, e che lui questo fatto da un uomo l'aveva raccontato un po' in giro, e allora Afrodite si era un po' vendicata facendo zoppicare. Quindi immagino, ecco perché quando vediamo lo vediamo nella figura di questo arrivo di Enea a Butrò, lo vediamo con suo padre alle spalle. E Andromaca sviene perché crede di aver avuto un miraggio, quindi di aver vestito in abiti troiani, Enea quindi crede di aver rivisto suo marito. Guarda, veramente ha mandato in quasi incandescenza un sacco di artisti, perché sono, io ne ho portati alcuni, ma c'è proprio un vero e proprio catalogo di pittori che raffigurano, vecchie non, antiche non, che raffigurano questo ad esempio di Edoardo Lino, un dipinto di Edoardo Lino, che raffigurano questo arrivo. Andromaca sviene, poi si mettono a parlare, il giorno dopo riparte. Io ho un po' i miei dubbi. Quando si ferma Enea a Butrinto nella zona? Perché Butrinto è situato di fronte all'isola di Corfù, su un piccolo promontorio, ed è proprio nella zona di Saranda, la città che è una decina di chilometri lontano da questo sito, la città odierna albanese, si chiama Saranda, che riporta il nome, in greco significa 40. Ed è appunto il nome di, preso da un monastero sorto da una collina che richiama il ricordo, non lo vuole, c'è un ricordo dei 40 santi. Quindi Agios 40, appunto, Agios Saranda, o Santi 40, appunto, Saranda. Quanto si ferma in questo
Saranda, e com'è l'antico nome, l'antichissimo nome di Saranda? Era un porto Saranda, prima si chiamasse Saranda, tu ce l'hai chiamato Porto Edda, poi il nome che ha avuto pochissima fortuna, e ha ripreso un po' il suo vecchio nome, ma insomma, un nome, diciamo, cristiano. Ma come si chiamava prima questa città? Beh, dove c'è il ponte, da un bellissimo pezzo di ponte per l'entrata nel porto, crollata sul mare, proprio sulla riva, e si vede, ti dicono, beh, questo qua è il porto di Onchesmi. È il porto di Onchesmi. E cos'è? È il nome antico di Saranda. Appunto. Beh, se vogliamo costruire un sistema di toponimia in giro, e c'è, perché io lo dico qui oggi per la prima volta, sto raccogliendo un po' questo filone. I fonti storici dicono che Enea abbia dedicato un piccolo tempio di legno, che non si trova più perché il tempio di legno è un piccolo tempio di legno, costruito proprio in questa città, chiedendo che all'Afrodite, chiedendo la guarigione di suo padre. Anzi, Virgilio dice che prima di partire salì sulla Colle Alta e offrì dei sacrifici all'Afrodite perché gli mandasse, gli facilitasse il viaggio, e perché soprattutto perché tenesse, era malato suo padre, quindi tenesse in vita suo padre. Ah, sulla parola Ankh, che ovviamente in questa zona là sono quasi in tutte le varietà delle parlate, sono interscambiabili, sulla parola Ankh ci sta un'antica radice europea, a volte c'è una lista, a volte dicono che sia addirittura preindropea, anche Rom, che significa lupo. E proprio quella zona, in quella zona, che sarebbe l'Anchise forse, dentro avesse il nome del lupo. E molto probabilmente abbia dato anche il nome a questa città, questa piccola cittadella, dove Onkers, a mio avviso, potrebbe essere collegata a... adesso non vi faccio entrare in dettagli di telegrafia fonetica perché sarebbe troppo, ma potrebbe essere collegata appunto a questo nome, e non soltanto, ma sulla collina dove si presume, la collina più alta di città è quella, è un villaggio che a volte in toponimi li troviamo ritirati nei piccoli villaggi per ora insignificanti. Dove c'è anche un castello, c'è un piccolo villaggio che si chiama Likurs, che in albanese significa pellame, cuoio, ma che già sappiamo che nella radice nostra questa parola mantiene la parola ulk, che significa lupo, ligusto, ulkust, perché liguro, il pellame, per noi fino a storia recente veniva considerato solo il cuoio del lupo, non qualsiasi altro cuoio. Gli altri avevano altri nomi. Quindi tutto un po' un concatenarsi di questa radice che non mi convince molto che Enea, se mai fosse venuto, fosse rimasto un giorno o due. Comunque, andiamo avanti. Lui arriva, viene colmato di doni, riparte, adesso devo uscire da qui, riparte e ci lascia. Sì. E riparte e ci lascia vedere con la fuga con suo padre in braccio, il figlio, e ci lascia su questo sito. Appena entri c'è questa torre veneziana, che ovviamente è recente, è nuova, ed è un sito dove la storia si piega proprio, si è pazzesco, cioè tu vai là e vedi proprio, ti senti come se dovessi sfogliare uno ad uno gli strati della storia. Questo è il santuario di Esculapio o di Asclepio, il dio di medicina, forse il più famoso della zona, popolatissimo, per cui nasce anche un teatro, con 1400 posti, è tanto. Ed era circondato da acque, da tantissimi visitatori o
veniva a passare, a lavarsi nella acqua, a essere aiutato dalle ninfe, come dicevano i racconti, e questi sono i gradini dell'anfiteatro. La prima documentazione, il materiale più antico documentato a Otranto è X secolo a.C. Ma lo conosceva solo l'antichità, Antonio no. Era molto amato per Cesare, lo conosceva già Cesare, l'imperatore, conosceva già questo Otranto. Perché? Perché quando va a guerreggiare con Pompei, e guardate caso, sceglie per proprio l'ultimo luogo di battaglia, 40 km da casa mia, che mai avrei pensato, che si chiama la Pietra di Cavaia, o vicino a Durazzo. Loro si mettono a guerreggiare lì, ma c'è a Cesare che mi scuole i libri. E allora lui dice, aspettate, che c'è, non lontano da qui c'è Otranto. Perché? Perché per quel che lui sapeva, Otranto era una località molto fertile, ricchissima di viveri, di acque, di cavalli, di mandrie, di tutto. Era una città molto prosperosa, insomma. Ecco, a un certo punto, e lui va, fa i rifornimenti e torna. Perfetto. Si ricorda bene di questo luogo, quasi come se fosse un paradiso, vi assicuro che lo è. Si ricorda bene, allora cerca di fondare una colonia per i veterani. Una colonia fonda in questa città, che poi diventa, prima era nostra, poi diventa dei romani, fonda questa colonia per i veterani, ma c'era una specie, un suo inviato là, che aveva tutta calma, che si chiamava il Pompone Attico, e questo Pompone Attico diceva, tu qui non ci vieni, non mi porti qui tutti, quindi pochi coloni, invece dopo di lui Augusto si porta tanti coloni. Nel suo periodo più florido, Otranto conta ben 10.000 abitanti, tantissimo, per una città bella, piccola così. Ok, gode di un teatro, delle terme, ovviamente, ma abbiamo visto, guardate, di fronte ad Otranto, appena passi il canale, c'è il campo di Brina e c'è un acquedotto che è quasi uguale all'acquedotto di Rimini, acquedotto romano, solo che è tutto sdraiato, non è più in posizione verticale. E c'è l'Agorà, benissimo. C'è anche un edificio noto come il ginnasio, in realtà una struttura pubblica, è ancora enigmatica, e più che una palestra potrebbe essere stata una biblioteca, ma durante il Medioevo fu trasformato in chiesa. Ecco, quindi Otranto ha queste vite. Prima è un centro molto florido, con tutta l'antichità sua dentro nei suoi pisceri di sangue. Poi diventa romano. Diventa Giustiniano lo fortifica, perché il fortifica le mura, perché viene spesso preso d'assalto. E c'è un battistero, stile tardo cristiano, e diventa vescovato. Proprio se andate a vedere questa basilica, che è la più grande, era all'epoca la più grande di tutta la zona, e quando dico di tutta la zona intendo il Corfù e tutto il resto, e diventa appunto vescovato. Stavo fugando su ora, visto che la proprietà della chiesa non è che si disfa, no? Quindi stavo adesso frugando per vedere un po' da cosa dipende, ma mi risulta che c'è il vescovo di Praga che tiene conto di questo. Bene, questa è la porta del lago che Ugolini lo battezza come porta Scea. Lo battezza come porta Scea perché è la porta attraverso cui la quale si entra nella città. Porta Scea perché si chiamava così, è la porta in cui si entrava a Troia. E questa è l'architrave dell'altra porta Leone, ancora un mistero cosa significa, perché è un leone che sta morsicando la testa di un bue. Se pensiamo che era la città dei Caoni e che Cao per noi significa bue anche, secondo me vuol dire un po' un cambio di dominio, quindi non è più dei Caoni, ma non so chi come figura totemica abbia il leone. E si apre dalla porta, si apre la capo
il lago costiero di Butrinto e qui mi voglio fermare un attimo. Questo è il lago. Queste sono alcune immagini del lago di Butrinto. È un posto visto così bellissimo, ma secondo me lo amerete di più se vi prendo con me molto più indietro nella storia. Chi lo menziona questo lago? Si chiamava Lago Pelones, o lago di... Lo menziona Plutarco in un suo scritto chiamato De Defecta Oraculorum, e riporta la cronaca di un episodio narratoli a lui da un certo Piterse, padre del rettore Emiliano, maestro di grammatica, in cui vi è l'annuncio che dopo è divenuto famoso: il grande Pa è morto. E questo annuncio, ok, cosa racconta Plutarco? Io sono rimasta esterrefatta quando l'ho letto. Proprio lui, Epiterse, mi raccontò che una volta, navigando verso l'Italia, si era imbarcato su una nave che trasportava merci con molti passeggeri a bordo. Di sera, quando già si trovavano presso le isole dei Chinadi, il vento cade di colpo e la nave, trascinata dalla corrente, giunse nei pressi di Paxos. La maggior parte dei passeggeri era sveglia e molti, terminata la cena, stavano ancora bevendo. All'improvviso si sentì una voce dall'isola di Paxos, come uno che chiamasse a gran voce Tamus, tanto che restarono sbalorditi. Tamus era un pilota egiziano, ma a molti dei passeggeri non era andato per nome. Chiamato per due volte, dunque, lui stette zitto, ma alla terza rispose a chi chiamava. E quello, alzando il tono di voce, disse: quando sarai a Palodes, che è questo qui, il lago di Butrinto, annuncia che Pan, il grande, è morto, è l'unico dio mortale. Al sentire queste parole, Epiterse diceva che tutti restarono sbalorditi e si domandavano se eseguire l'ordine oppure non darsene cura. Allora Thanos decise che se ci fosse stato vento, avrebbe costeggiato la riva in silenzio. Se invece giunti là avessero trovato bonaccia, avrebbero riferito la notizia. Quando infine giunsero a Palodes, non un soffio di vento, non un'onda, infatti. Allora Thanos, a gran voce, dalla poppa della nave e rivolto verso la terra, annunciò: il grande Pan è morto. Ed egli non aveva quasi finito che si levò un lamentoso pianto, non di uno solo, ma di molti, misto a stupore. Dice la leggenda che il Pan fu proprio pianto molto dalle sue ninfe. Tutta la zona qui ti parla dell'esistenza di queste ninfe, e c'è un bellissimo pozzo, forse non ce l'ho più l'immagine, ma c'è un bellissimo pozzo che in albanese si chiama Pusi Nusebe, ed è bello perché così a prima vista la parola in indiana Pusi Nusebe sarebbe pozzo delle spose o delle nuore. Però nel nostro eufemismo nuse, quindi per prenderlo un po' come buono, per non recarci danni, abbiamo chiamato sempre le ninfe o le fate delle acque, le driadi. E quindi è bello perché vai a vedere che tra la parola nuse e la parola ninfa ci sta la stessa radice nel mezzo, come nelle nozze, che sta la parola radice nuptia, che significa velata, che è il velo. Quindi sia le ninfe, questo scambio non è casuale. Noi adesso abbiamo un po' la vista opaca dei secoli, però c'è addirittura un pozzo dedicato alla sposa Rufina, quindi un'altra. Perché sceglie proprio questo lago per annunciare, lago Palodes, per annunciare la morte di Pan? Non a caso sarebbe proprio il più grande tempio
l'Asclepio ha oscurato il dio della medicina, che si sa che nei suoi lavori veniva sempre aiutato dalle nimfe. E quindi sceglie questo anche perché siamo sotto il Tiberio, diciamo Plutarco, siamo sotto il Tiberio, quindi il Tiberio ha già avuto notizia del Cristo crocifisso. Quindi se pensiamo che qui troviamo monumenti cristiani ancora del terzo, del quarto secolo, ovviamente stiamo parlando di una zona evangelizzata molto presto. E quindi se riusciamo a leggere con chiavi moderne le parole degli antichi, ovviamente capiamo che non a caso la scelta fu la scelta di questo lago per annunciare la morte del dio Pan, che era proprio il significato, diciamo, del paganesimo, del panteismo. Questo è il teatro quando comincia a cantare la notte. E, se fate un giro accompagnati non da un cicerone, ma degli abitanti della zona, vi diranno di fare attenzione alle ninfe, di fare attenzione alle acque, di fare attenzione perché c'è la porta buia che passa verso dove parte da là dove parte Caronte. Insomma, è un luogo visto così, sembra che sia tutta leggenda. Se io vi rifaccio anche i dati linguistici anche alle memorie del luogo, posso sempre andare a incontrare quel filo di storia che c'è in tutti i racconti popolari, racconti delle persone. E credo che ogni posto abbia un'anima e credo che narrare, cioè visitare un posto così, preoccupandosi solo di quale data sia questa pietra, con quale tecnica sia stato scolpito la scalinata, o se le mura sono ciclopiche con o senza calcestruzzo, va bene, sì, va bene, sono sempre parte della tecnica, però a mio avviso entrare nel trinto bisogna entrare un po' come è entrato Andrea, per incontrare la storia e per incontrare, perché no, anche il sogno. Grazie. Ieri, quindi vi ringrazio dell'attenzione.